passi in mi vita che nunca immaginavo. Siamo partiti! E tener otro amor y de poder borrar lo malo y las heridas en esta vida que. Cominciamo allora questa nuova diretta e vediamo un attimo che cosa vi ho portato. Ah, ho dei tessuti, vedete? Ho dei tessuti stupendi che dopo vi faccio vedere. Sono delle viscose, queste da mezza stagione, sono pesantine, vanno bene per l'autunno, autunno e anche inverno poi sotto il cappotto. Sono meravigliose. Vi ho portato appunto dei tessuti, eccoli qua, guardate che colori. Così poi intanto vi potete prenotare i tagli. E noi li mettiamo in lavoro e quando rientriamo ve li confezioniamo, diciamo consegna da fine agosto in poi. Però considerate che sono pesantine queste, sono cose poi da usare quando cominciano le prime freddure, le prime giornate un po' uggiose. Bene, io vi ringrazio per gli ordini, per domenica, è stata una bellissima giornata. Ho visto che è arrivato anche gente nuova, probabilmente appunto il nuovo canale a cui ci colleghiamo ci ha portato un po' di clientela nuova, benissimo, ben venga. E, che dire, vi ho portato un po' di cose nuove, delle cose di Cree, cose che devono anche partire, quindi io ho parlato anche con diverse di voi, vi ho detto che vi facevo vedere prima di spedire, alcune cose partono subito dopo la diretta, altre cose partono domani. Adesso man mano vi faccio vedere tutto. Se la signora con cui ho parlato ieri, finché mi ricordo, allora mi ha chiamato una signora che tra l'altro è di Padova, che le avevo fatto un completo pantalone e casacca con il carré macramè in bluette. Adesso la signora vuole lo spolverino da mettere sopra perché ha una cerimonia, appunto i primi di settembre, vuole lo spolverino. E allora, siccome non mi ricordavo che macramè ho usato con la signora, per non sbagliare, ho portato... Eccolo qua, allora, questo è quello con la rosa grande, che secondo me è questo, secondo me lei aveva l'abbassamento così davanti, eccolo qua. Che l'altro macramè che ho sempre bluette che sto usando è questo, che è quello dell'abito che è sul manichino, eccolo qua. Quindi signora, se mi sta guardando, eventualmente le faccio rivedere anche dopo, perché non so se è già davanti al televisore o magari se si mette più tardi. Questo è quello col fiore più piccolo e questo è quello con il fiore più grande. Eccolo qua. A me basta che lei mi confermi quale dei due, che almeno insomma devo tagliare lo spolverino, dobbiamo farlo assolutamente uguale. Mi sembra di essere in mezzo... Quanto colore, che bella! Che bella sta scenografia, con tutto sto colore. Mi piace, mi piace. Questi colori nuovi qui sono bellissimi. Allora, cominciamo con il lotto numero 1. Casacca maxi maglina nera e rete, che non mi sono messa le cose in ordine, ma comunque le trovo. Eccolo qua. Allora, casacca nera in maglina, lunga 80, vestibilità di seno, aspetta perché qui si è stampato male, è 130, lunga 85, vestibilità di seno 130. Abbiamo il carré in rete con tutto, vedete, questo effetto lurex, sono delle micro paillette che ci sono all'interno proprio del filato. Le maniche sono a calla in rete e rimangono appunto in trasparenza, eccole qui. Bella comoda, lunga 85, ripeto, maglina e rete, molto molto bella, molto particolare, sta bene con un pantalone, con un leggings, con un tubino. 85 euro, questa è una casacca fatta da noi, le cose di Cree. Adesso le cose, le prime cose, la prima parte della diretta è sempre dedicata ai capi che escono dal nostro laboratorio. Ecco. Quindi questa è un 130 di seno, perfetto. Poi casacca e crew con il pizzo con le margherite, guardate questa che meraviglia. Allora, questa è una casacca dove abbiamo lavorato il macramè, il carré e le maniche, manica sempre a raglan, carré tondo, manica bella, comoda, con questo pizzo con le margherite, con all'interno ci sono tutte delle paillette in trasparenza, vedete? Eccole qua. Maglina. Allora, la misura di questa maglia, qui arriviamo fino a vestire un 150 di massimo di seno. Per il bacino non c'è problema.
Oh, beh, signora Marisa, so che ha appena telefonato, sono venuti a riferirmelo. La ringrazio del bacione, la ringrazio dei saluti, gliene mando uno grande anch'io. Ah, ma dai! Ma se gliel'ho aggiornato io personalmente. Ah, mamma mia, Marisa, ha qualcuno che glielo sistema? Se no vengo a casa sua un'altra volta e gli faccio io l'aggiornamento. Speriamo, dai. Vabbè, dai, ok, peccato, vabbè, dai, lo sistemiamo. So che c'è più di qualcuna che ha problemi, dice che non è capace a riaggiornare appunto i canali. Non è difficile perché sul telecomando è una cosa che viene in automatico, però giustamente se uno non sa dove toccare, cosa fare, capisco anche che magari una cosa semplice per me può diventare una cosa difficile. Bene, allora avete visto questa casacca écru con tutto questo pizzo, è un macramè, tutto con le margherite. Con i petali all'interno hanno tutte delle paillettes che sono trasparenti, però fanno l'effetto lurex, vedete? Molto molto bella. Vestibilità, arriviamo a vestire fino a un 150 di seno con questa ed è lunga 75. 110 euro per questa casacca. Ok, perfetto. Poi caftano, buchi, seta, panna. Ah, mi sta guardando adesso. Signora Marisa, mi hanno appena riferito che adesso mi sta guardando e allora bene, sono contenta che ha sistemato tutto. Un bacione, un bacione. Dov'è il caftano, quello lì? Eccolo qui, scusatemi, ma mi dimentico di mettere in ordine sempre le cose quando le appendo. Eccolo qua, caftano in seta, modello con i buchi, scollato davanti e dietro. 120 di vestibilità, che è il diametro che abbiamo. Di circonferenza al seno e bacino, lungo 85, guardate che meraviglia! Questo è un color seta proprio, color seta con questo effetto di lucido e opaco. Questo veramente leggerissimo, fresco, con un pantalone, con un leggings, messo anche sopra un tubino in tinta unita come poncho. Quindi vestibilità, fianchi e seno 120, lunghezza 85, in seta 99 euro. Eccolo qua. Eccolo qua. Perfetto. E questo è il lotto numero 3. Adesso lotto numero 4 è il caftano buchi lurex. Avete visto cosa vi ho messo sul manichino? Quello lì in lurex? Quello? La tuta, avete visto che meraviglia? Dopo ve la presento. Quella parte perché è stata fatta su commissione e quella la spedisco. Anzi, se la signora la sta guardando, le avevo promesso che gliel'avrei fatta vedere, è meravigliosa, veramente. Sono quei tessuti lurex come quello che ho in mano io in un'altra versione che vi avevo fatto vedere. Ve le posso fare comunque su ordinazione. Questo è il caftano buchi, sempre con quel tessuto lì. Questa è la fantasia in arancio, verde. Sì. Sì. Va bene, Franca di Piacenza, le sono arrivati gli abiti, è contentissima. Mi fa piacere, Franca, davvero, un bacione proprio. Bene, allora caftano buchi lurex, eccolo qui. Vestibilità, questo arriviamo a 130 come circonferenza fianchi e seno di massimo, però se siete meno li potete portare perché anch'io il mio l'ho fatto bello comodo. Scollato davanti e dietro. Ovviamente ve li posso fare anche senza buchi, proprio il classico caftano con la cucitura qua. Oppure vi posso fare abiti, qualsiasi cosa. Voi guardate anche i capi che vi mostro per avere anche un'idea, un suggerimento per i tessuti che potete poi eventualmente ordinare con qualsiasi altro modello. Bene. Poi, abito macramè bluette è quello che è sul manichino. Se la signora Simona mi sta guardando, le dico già che questo abito ho controllato le misure e può andare bene per la suocera. Quindi eventualmente Simona, se può interessare questo abito, ho controllato le misure, ci siamo e puoi telefonare. Questo abito è tutto in macramè con la mezza manica, collo a ciambella, è un tubino molto fine, molto elegante, è tutto finito, vedete la manica con lo smerlo. Con le cappe sue del macramè, lo stesso anche il fondo è finito allo stesso modo.
Eccolo qua, perfetto. Sotto abbiamo messo una sottoveste in raso bluette, ovviamente perché non sia trasparente. Casomai, se preferite una sottoveste sotto con la spalla larga, un qualcosa di più coprente, ve lo facciamo su misura, non c'è problema. Questo che è pronto ha una vestibilità che arriva a vestire al massimo 110, 108, 110 di seno e arriva anche a 120 di bacino questo. Viene 189 euro con la sottoveste. Tutto macramè, bellissimo, cioè questi sono capi da cerimonia, capi particolari, molto eleganti, insomma a chi piace veramente fare la differenza. Bene. Poi lotto numero 6, abito in pizzo viola, eccolo qua. Abito in pizzo viola. Sopra è tutto in pizzo viola, la manica è trasparente, bella larga, a tre quarti, sotto è tutto foderato in georgette, abbiamo anche la sua sciarpina uguale in abbinamento, eccola qui, e ha un gioco di punte laterali, la parte più corta è lunga 110, e poi c'è la parte più lunga ai lati che va sui 120 come lunghezza. La vestibilità di questo abito, vi dico anche subito, ce l'ho scritto, sì, seno 135. 135 la parte sotto, la parte sopra è bella morbida, veste anche di più, però io vi do la misura della smanicata ovviamente. Questo 120 euro, questo è proprio un prezzaccio. Questo è un prezzaccio 120 euro, ultimo pezzo di tessuto, non ne ho più. A chi va bene, qui si porta a casa un abito che di solito questi li vendo a 160 euro, veramente un prezzaccio. Lotto numero 6, perfetto. Bene. Poi, lotto numero 6 e lotto numero 7, abbiamo questo abito in cotone nero con i profili corallo. Allora, questo qui io l'ho abbassato a 79 euro, sì, questo l'ho abbassato a 79 euro, mi veste un 140 di seno, un 150 di bacino, è in puro cotone, abbiamo l'abbassamento in corallo, il profilo della manica in corallo, il profilo dello scollo, eccolo qua, tutto in puro cotone, quindi anche chi ha problemi di allergie e di sudorazione con questo è tranquilla. Lotto numero 7 l'ho messo a 79 euro con queste misure, quindi un abito calibrato a 79 euro in puro cotone, confezionato in laboratorio. Più di così non saprei cosa fare. Come? No, mi scusi, avevo io una cuspiduccia qui. Poi, allora, gonna portafoglio rossa, questa è in KD, è quella che era sul manichino, questa è in KD, viene annodata sul fianco, è una gonna pareo, gonna portafoglio, veste fino a un 160 di bacino, vedete quanto è sovrapposta, non c'è problema che vi sedete, che vi escano le gambe o cosa. Dietro ha un passante dove passa la fusciacca, così non vi scappa. E ve l'hanno date qui. Questo è un bellissimo cadì, una bella tonalità veramente anche di colore. Eccola qua, 85 euro. Questa è una gonna, allora, che vi ho detto, vi veste fino a 160 di bacino, è lunga 94, se volete si può accorciare, non c'è problema, 85 euro. Gonna portafoglio in KD. Eccola qua, perfetto. Lo stesso modello ve l'ho preparato con le stesse misure, in seta pura,
una seta pura leggerissima, eccola qua, stesso modello, vedete, una seta pura veramente leggera, è una seta che ha un effetto goffrato, non è una seta liscia, leggera, morbida, sempre con la sua fusciacca e con le stesse misure di quella di prima. Quindi anche qui vestiamo fino a un 160 di bacino e anche questa, la lunghezza adesso, ecco, lunga 87, l'ha già scritto la regia, e veste fino a un 160 di bacino. È lunga 87, se dovesse essere troppo lunga la accorciamo, non c'è problema. Ho messo 85 anche questa, come quella in cadì, anche se è in seta pura, perché era l'ultimo pezzo che avevo in casa di seta pura, non ce n'è più di questa e quindi ho mantenuto veramente un prezzaccio. Poi sono gonne queste che non hanno moda, nel senso che quando ce l'avete queste si usano sempre. Il 6 cos'era? Ah, ho sbagliato a fare il prezzo, vabbè. Allora, lotto numero 10, casacca nera con il macramè. Eccola qua. Maxi casacca con la manica tre quarti. Questa è lunga 85, mi veste 140 di seno, carré in macramè. Manica tre quarti a campana, quindi bella morbida, ed è in georgette, in crepe, di bello che non è trasparente, vedete, è un georgette abbastanza coprente questo. Quindi manica in georgette, tre quarti a campana, carré in pizzo nero, maglina lunga 85, seno 140. Marzia di Cattolica, è arrivato il vestito e mi ringrazia, bellissimo. Marzia, un bacione, grazie davvero, davvero. Quando mi mandate queste cose, mi è arrivato un messaggio, devo dirlo, prima la Iris, una mia carissima cliente che ho conosciuto anche di persona, mi ha scritto che le è arrivato il pacco, mi ha scritto un messaggio così gioioso, cioè una bambina, cioè è presente una bambina, pazzesco veramente, queste sono le cose che mi fanno proprio, mi danno soddisfazione. Ecco, un'altra uguale è l'Angela. L'Angela di Torino, ciao Angela, un bacione anche tu, quando ti arrivano i pacchi mi chiami, cioè sembrate veramente delle, come i bambini quando arrivano le cose, i regali, è bello perché comunque vuol dire che sono tutte cose che vi piacciono, siete contente, quello che volevate voi e infatti poi tornate sempre, bene, per me non c'è niente di meglio. Bene, allora avete visto maxi casacca lunga 85, manica in, vi ho detto in crepe, a tre quarti, nera, campana, bella ampia, 140 di vestibilità di seno, per i fianchi non c'è problema, perché queste qui vestono, sapete che le facciamo belle morbide. Allora, completo blu in maglina, anche questo è splendido, aspettate che lo tiro fuori. Allora, guardate qui cosa vi ho preparato. Dunque, questo è un completo che magari forse adesso è anche un po' troppo caldo per metterlo, comunque cominciate a metterlo benissimo a fine agosto, così. Completo in maglina, pantalone con elastico, bello morbido, vestibilità, seno 120, fianchi 130, questo è il pantalone, guardate la casacca, scollo a barchetta, manica ragla, punti luce sullo scollo, manica ragla, va giù appena svasata, manica lunga con gli stessi punti luce anche sulla manica. Ecco, questo è veramente un bel completo che poi ve lo spezzate, aiuto, aspetta che mi cade, lo spezzate perché naturalmente la casacca la mettete con altre cose, il pantalone lo mettete con altre cose. Io vi do tutto il completo a 170 euro, pantalone e casacca. Eccolo qua, perfetto. Così vi ho fatto vedere anche questo. Poi, smanicata più spolverino, ah sì, allora, aspettate che lo prendo. Eccolo qua. Questi sono due pezzi, ho fatto veramente un prezzo, un prezzaccio perché, per venderli insieme, se li spezzo sicuramente il prezzo va su.
Allora, qui abbiamo, vedete, sotto c'è l'abito in maglina smanicato, blu. Bello lungo, io l'ho fatto lungo 130, poi ovviamente accorciare si fa sempre a tempo, però siccome sono capi importanti preferisco mettere in più che poi togliamo, perché se c'è meno aggiungerli dopo si modifica completamente il capo. Lo spolverino sopra, manica ragla, manica lunga, a campana, eccola qua, bella comoda. Guardate il pizzo con tutte queste rose, tutto abbottonato, tutti i bottoncini davanti fino sotto al seno, quasi al punto vita, eccolo qua, e poi rimane tutto lungo. Guardate che meraviglia, cioè voi pensate che qui avete un abito sotto in maglina smanicato, ve lo faccio vedere bene così, eccolo qua, eccolo qua. Quindi seno 135, l'abito lungo 130, di fianchi non c'è problema perché scende tutto svasato. Se poi volete eventualmente qualche applicazione, io la metto però su richiesta vostra. E poi lo spolverino, adesso non sto lì a sbottonarlo per infilarlo nell'attaccapanni, tanto i bottoni sono veri, non sono bottonature finte, assolutamente. Rispondo io. Ovviamente, eccolo qua, guardate lo spolverino, che meraviglia, cioè questo veramente è un completo, 2,10 è veramente un ottimo prezzo, perché voi avete uno spolverino blu, è un bel blu notte, che ve lo mettete veramente anche sopra altre cose, lo potete mettere anche con un jeans, lo potete mettere anche con lo stivale, con qualsiasi cosa, questo qui sopra un abitino anche in jeans, e l'abito sotto che è uno smanicato, che comunque anche questo va portato da solo tranquillamente, magari sopra volete metterci una camicetta in georgette colorata che abbia dei fiori, qualcosa che richiama il blu, e vi fate un altro completo, eccolo qua. Aspetta che guardo che cos'era. Bene, allora questo l'avete visto, l'8-12, l'8-11 era, ah sì, ecco, completo blu in maglina, bene. No, è molto bello. Poi sono completi che li spezzi, hai due capi proprio da mettere. Lo mettiamo di qua. Poi, caftano corto in rette viola. Eccolo qui. Si è dimenticata allora di venirtele aggiungere, Monica. Vabbè, allora mi metti l'8 numero 13, mi metti... seno e fianchi, metti S/F 140 a 110 euro. Ti raccomando, io devo pagare solo quello che dici, non che i corrieri che diga di più o meno. No, ma io ho imparato a scrivere il prezzo, io adesso ho imparato. No. Allora, le spese sono comprese, non vi devono chiedere niente di più di quello che voi sapete, insomma, dell'otto, del prezzo che vedete scritto in sovrimpressione. In più io, è già da un pezzo, che scrivo sempre l'importo sulla busta, quindi non ci sono... Allora, l'otto numero 13, seno e fianchi 140, perché è un caftano, va giù di... basta che metti fianchi 140, e costa 110 euro. Questa è una rete... particolare, tutta sfumata, e sotto ha la smanicata viola, che è attaccata comunque, smanicata che è attaccata non si sposta, la smanicata fa 140, e sopra il caftano fa 140, anzi no, il caftano fa anche qualcosa di più, però ovviamente dobbiamo guardare la smanicata sotto noi come misura, tagliato sempre col gioco ad ali, senza le punte, questo fa 90, questo non è un abito. No, di solito li faccio lunghi 110, 120, cioè questo fa 90, 110 euro. E non ne posso fare più, questo modello, questo resta, non ho più tessuto, questo è proprio finito. Quindi ultimo pezzo, a chi va bene, eccolo qua, l'8 numero 13. Di questo non posso più prendere ordinazioni perché ho esaurito il tessuto. Poi abbiamo il caftano doppio invece con i fiori, questo è un altro ancora. Vuole vedere i suoi abiti? Adesso glieli faccio vedere. Adesso... Sì, adesso finisco quelli della scaletta e poi... Sì, ho la signora che devo spedirle due abiti che li vuole vedere, adesso quando ho finito tutto poi glieli faccio vedere. Allora, questo caftano fiori doppio, ecco, sì, l'814,
qua ne avevate visti altri due che avevo fatto, li avevo fatti modello ad ali e più lunghi, vi ricordate? Li avevo fatti lunghi 130, tagliati ad ali, uno con questo colore e uno con una tonalità, mi sembrava avesse l'arancio, adesso non mi ricordo. E questa taglia unica, metti pure taglia unica, non c'è problema, questo va bene a tutti. Questo è proprio il caftano classico con le punte laterali ed è lungo 105 e costa 120 euro. È la parte più corta, è lunga 105, abbiamo lasciato le punte perché questo l'abbiamo fatto apposta, più corto per tenere le punte ai lati e arriva giù anche a 120 e ha la sua fusciacca che vediamo anche insieme, eccola qua. Allacciato dietro così non scende dalle spalle, splendido, vedete sotto Georgette corallo, ecco, bellissimo veramente, questo è stupendo, scusa dammi pure, mi vorranno gli occhiali, signora Anita, mi hanno dato il bigliettino adesso, mi hanno detto che il corriere le ha chiesto, vedo che c'è una differenza. Lei gli dica di ripassare domani, io domani mattina chiamo e chiedo questi, sono pochi euro ma giustamente non fanno parte dell'importo che doveva essere e chiedo che differenza è, non so se c'è stata una giacenza, ma no, la giacenza costa anche di più. Non so, signora, guardi, adesso sono qua in diretta e non posso risponderle. Casomai dica all'autista di ripassare domani, io domani mattina chiamo in sede, ho i suoi dati e tutto e chiedo come mai hanno messo questa differenza. Però no, non deve essere perché io credo che se lei guarda la busta, sulla busta è scritto 110. Il 8-9 cos'era? Gonna, portafoglio in seta pura. Perfetto. Ecco. Allora, vi avevo fatto vedere questo, che è l'814, splendido, ecco, avevo una signora appunto che voleva i caftani doppi, voleva vedere qualcosa, siamo riusciti a preparare questo, perché avevo il tessuto in casa. Ah, sì, Iris, un bacione anche a te, grazie. Bene, bene, bene. Ok, perfetto. Poi, aspetta un attimo, ah sì, la tuta lurex, avete visto cosa c'è sul manichino? Qui non vi do misure, assolutamente, perché? Perché queste, può stare qua la tuta, la puoi riprendere, sì, non devo spostarla. Allora, questa tuta io l'ho messa sul manichino, eccola qua, splendida, tessuto lurex, scollata davanti, un po' sciallata. Semplice, appena un po' rimborsata qui, scende il pantalone morbido con quei tessuti che io vi avevo fatto vedere, questo è stato scelto dalla cliente, le abbiamo fatto la tuta. Sì, metti pure l'8-15, metti il prezzo che è 120 euro della tuta, solo che non mettiamo le misure perché questa parte. Vi faccio vedere dietro come è stata fatta, scollata sulla schiena, come è stato chiesto espressamente, molto particolare, molto bella. Spero che mi stia guardando la signora, le avevo detto che gliel'avrei fatto vedere. Ecco, se vuole l'accettino per tenere eventualmente più fisse le due spalle, le metto anche l'accetto dietro. Se invece dice no, va bene anche così, mi dica lei. Oppure lo mettiamo a metà schiena, forse metà schiena è più bellino da vedere. Comunque al limite poi ci sentiamo al telefono. Questa è la tuta. Se qualcuna di voi la vuole prenotare, sono 120 euro, mi deve dare tutte le misure, ovviamente, fatto bene, perché insomma una tuta è anche un capo un po' particolare da preparare, e poi ve la faccio. Ah, aspetta che adesso ho tutti i vestiti da far vedere che devono partire. Quindi regia, tu non devi scrivere niente, faccio vedere e basta. Dunque, cominciamo, adesso io non mi ricordo i nomi. Se mi state guardando, lo spero, con questa signora ho parlato ieri, le avevo detto che oggi gliel'avrei fatto vedere, l'avrei spedita. Allora, casacca in pizzo rosso bordeaux, manica a calla, manica a calla, eccola qua, la manica rimane trasparente, ovviamente invece sotto abbiamo la smanicata staccata. Un gioco di punte laterali, come mi è stato chiesto, un gioco di lunghezze, vedete, con gli spacchetti. È bellissima, bellissima. Eccola qua. Quindi questa è una, questa è la casacca in pizzo rosso, parte domani. Poi abbiamo la, come si chiama? Rosanna, mi sembra. Caftano verde lungo, meraviglioso.
meraviglioso, eccolo qua, tutto sotto con la sua smanicata in verde smeraldo, vedete, staccata, che se volete potete metterla anche con una sottoveste nera. A parte che questo verde è stupendo, eccolo qua, quindi questo è per la signora che aveva preso quello nero serigrafato, è stata contentissima, me ne ha fatto fare subito un altro in verde, eccolo qua. Quindi anche questo parte dopo questo, anche la casacca rossa parte dopo, mi sono sbagliata io, partono questi, il verde e il rosso partono dopo la diretta e forse anche qualcos'altro, adesso vediamo se mi viene in mano. Poi, Anna di Verona, mia cara Anna, oh, adesso siamo qua con te, eccolo qua. Allora, abito in pizzo nero, manica a calla. Questo è lo scollo. Tutti i punti luce davanti. Catenelle sotto. Per creare questo drappeggio. Sotto è tutto in georgette. Eccolo qua, questo è l'abito, ok, e poi i due abiti della signora che ho appena chiamato, abbiamo questo, eccolo qui, allora, abito doppio in seta, acqua marina, manica a calla, gioco di roselline create con il raso con il quale abbiamo foderato l'abito, gioco di drappeggi davanti e sotto, eccolo qua, è tutto in raso, acqua marina, e questo è uno. Eccolo qua nel suo insieme, se riusciamo a farlo vedere tutto quanto, eccolo qua, è splendido veramente, questo è uno, e aspetta l'altro, e l'altro è il caftano doppio, eccolo qua. Il fiorato e il georgette. Eccolo qua. Tagliato con le maniche ad ali. Splendido, veramente. Questo è il sotto. Eccolo qua, quindi li faccio rivedere, uno e due, eccoli qua, sì, questo è l'acqua marina, questo è l'acqua marina che aveva scelto lei, questa è l'acqua marina, adesso non so io, la TV, questa è l'acqua marina? Questo sì. È acqua marina. Stringi Davide. Stretto. Ah, lei non ha scelto questo. Era questo che mi aveva scelto la signora. Casomai, vabbè, ascolta, casomai ci sentiamo dopo, però era questa, l'acqua marina, quando ho fatto vedere le sete, le avevo numerate, comunque vabbè, dopo la chiamo. Comunque questo è acqua marina, assolutamente, questo è acqua marina. E questo è il fiorato. Ok. E sotto io le ho usato una tonalità ovviamente più carica. Ok. A posto. Aspettate che guardo se ho dell'altro. No. Ok, ci siamo. Bene.
Allora, io rifaccio vedere sempre se la signora di Padova mi sta guardando, doveva darmi l'ok, non so se l'ha dato, del macramè. Questo è quello con il fiore più grande, signora, e questo è quello con il fiore più piccolo. Eccolo qui. In pratica mi deve dire se lei ha questo. Io credo che lei abbia questo, che allora poi le taglio lo spolverino e glielo metto in lavoro. Spero che mi stia guardando, altrimenti poi lo rifaccio vedere un'altra volta. Vi faccio vedere i tessuti perché sono veramente belli. E io adesso li numero, così non c'è possibilità di sbagliare. Allora, tessuti. Allora, numero 1, metto fiori corallo e ve lo faccio vedere. Come vi ho detto, sono delle viscose, queste da mezza stagione. Allora, questo è un maculato con i fiori corallo. Guardate che meraviglia che è questo tessuto. Sì, 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 sì. Perfetto, questo è il numero 1. Maculato con i fiori corallo, ci sono queste rose sull'aranciato, sul corallo, stupende, quindi questo è uno. Quindi voi segnatevi il numero del tessuto, lo prenotate, poi ci sentiamo, vi chiamo io e ci mettiamo d'accordo su che cosa fare, ok? Questo è il numero 1. Stessa fantasia con il verde, meravigliosa, guardate. Oh, mi fanno gli scherzetti qua, mi fanno morire. Anna, sei una birichina. Allora, guardate questo, verde con questi bouquet di rose meravigliosi in corallo. Hai stretto? Eccolo qua. Ok. Poi abbiamo questa fantasia dove c'è del viola scuro e tutti i bouquet di fiori anche qua. Guardate che bella anche questa. Sono meravigliosi. Io quando li ho visti ho detto qua devo cominciare a portare le cose per le mie clienti. Stupenda. Aspetta perché non ho messo i numeri, cioè tu stai andando avanti, io non li ho scritti. Allora il numero 2, sì, allora il primo era quello lì, il maculato, ok, l'altro era quello in verde, il numero 3, fiori, fondo, viola, scrivo, è un viola e nero, è molto scuro il fondo. Poi mettiamo il 4, vi faccio vedere questo. Questo secondo me è molto raffinato. Guardate che bello che è questo. Questi fiori marrone, testa di moro di base, di fondo proprio, e questi fiori in questo ecru, che è un ecru sfumato, più chiaro, più scuro, molto molto bello. Eccolo qua. Perfetto, quindi questo qua metto, allora il 4 è fiori marroni, il numero 5 è un striato maculato in grigio, eccolo qua, questo è un striato nero e grigio. Tante di voi vestono solo nero, grigio, blu. Eccolo qua. Quindi questo è il 6, striato grigio. Sì, scusami, e il 6 è, adesso lo faccio uguale in marrone. Questo è il 6, striato in marrone. Eccolo qua. Ecco, questi sono tessuti autunnali, tessuti pesantini, questi. Questo è il 6.
Allora ve li faccio rivedere. Allora, numero 6 striato in marrone. Numero 5 striato in grigio, grigio e nero. Fondo testa di moro, fiori marroni e cru. 4. Questo è il 4. Fondo viola e nero, bouquet di fiori, del macramè, vero? Sì, adesso quello più grande. E sono tutti e due uguali, questi. E adesso glielo... Signora Nadia, allora i pizzi sono tutti e due dello stesso colore. Dipende un po' da, probabilmente dai fari, però vede che sono uguali. La differenza è che questo è quello con le rose grandi, che io credo sia questo il suo, e l'altro è questo con le rose piccole. Ecco, lei basta che mi dica se è quello grande o quello più piccolo, perché il colore è uguale, forse con i fari non si nota, si confonde un po'. Allora, questo era il numero 3. Ok, splendido. E questo è il 2. È un maculato con tutta questa fantasia, questi fiori. Guardate che meraviglia. Ripeto che sono viscose invernali, autunnali, autunno e inverno. Non da mettere adesso. Però li sto mostrando perché intanto vi prenotate i tessuti, ve li metto in lavoro, perché sapete che poi anche i tessuti finiscono. È maculato con i colori classici, con questi fiori sempre, questi bouquet di rose. In corallo e aranciato. Ecco. Bene, questi ve li ho fatti vedere, casomai dopo, se riusciamo, li facciamo rivedere di nuovo. Dimmi. Il numero 6 striato. Il numero 6 striato in marrone, allora. Striato marrone. Marrone, vabbè, scrivetelo, numero 6 striato in marrone, con il nome della signora che poi la chiamo. Perfetto. Allora, questo è ok. Bene. E adesso, regia, facciamo i foulard. I foulard. Allora, maxi foulard pareo, senza frange. Eccoli qua. Ok. Multicolor, 140x100. Belli come pareo, da usare adesso al mare, belli da mettere come coprispalle, la sera, al posto di uno scialle. E poi ve li portate anche d'inverno con il cappotto, con la pelliccia, per avvivare un po' un colore spento. Questo è l'uno fiore. Questo, ah, allora aspetta, non gli ho dato l'ordine che dovevo dare. Te lo dico subito. Questo sarebbe il 2. Allora, quello sarebbe il 2. Allora, l'uno è il fiori rossi, papaveri rossi. A parte che è un lotto unico perché non ne ho altri, quindi la copiata viene fatta per forza con questi due. Uno che è il multicolor e l'altro che è questo con i fiori rossi su fondo bianco, che sono tutti papaveri. Grandi 100x150, ve ne mando due per 55 euro. Eccoli qua. Quindi tieni pure, infatti, perché sono questi due, perché uno da solo non lo mando via. Due per 55 euro a casa vostra, spese incluse. Vi faccio eventualmente, se volete, la confezione regalo, quella ve la posso fare. Bene, poi abbiamo invece quelli con le frange, qui c'è un po' di più scelta. Abbiamo il maculato, stile Versace con maculato rosa sul fondo. Eccolo qui. Io di questi tessuti ne ho ancora e questo, se qualcuna vuole, posso fare anche proprio caftano, abito abbinato allo scialle, possiamo fare anche qualche capo completo. Questo è stile Versace con il maculato verde. Questi sono 1,42 e 2,69 a vostra scelta. Poi c'è il numero 3 che è questo. Ha sempre il fondo bianco con i fiori rossi, ma ha le frange, con le frange rosse. Eccolo qua. Eccolo qui. Perfetto. E poi, che non ce l'ha in scaletta, regia, ho portato una stola.
la lasciamo qua come numero 4. Eccola qui, è una stola con questa fantasia del verde, con le frange verdi, molto molto lunga. Sì, 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 la lasciamo lì con quelli, questa è molto lunga, sì, proprio questa vi avvolge anche se siete, cioè, tre volte, cioè veramente, questa veramente è enorme, vedete, è proprio grande. Eccola qua, quindi ho fatto anche questa stola qui, in questa fantasia. Eccola qua. Bene, 1,42, 2,69. E questi ve li ho fatti vedere. Poi, cosa c'è ancora adesso? Gli scialli. Allora, scialle nero con le rose. Classico. Dico classico perché è quello che è sempre andato via, questo proprio continua alla grande. Scialle pizzo nero con le rose sono tutte quante valorizzate da questo filo di cashmere in colore naturale. Dai, stretto Davide. Eccolo qua. Stretto, stretto, stretto. Perfetto, questo allora scialle nero con le rose. Poi lotto numero 2, scialle in rete. Qui ho due versioni, nel senso che ho la stessa base, ma ho messo su uno le frange marroni e su uno le frange avorio. Poi scegliete voi. Scusa, Cristina, l'8, il primo era il 20. Sì, il 21 probabilmente non te l'abbiamo cambiato. Invece di scialle avorio è diventato scialle a rete a 75 euro. Che è questo? Questa è quella rete che voi l'avevate vista in blu sfumato, l'avete vista con il corallo sfumato, adesso vi ha portato il verde. Verde, marrone e avorio sfumato. Questa è la iris e c'è il completo con questo qui. Ho voluto fare gli scialli, ne ho fatto uno con le frange marroni, è stupendo, veramente sono favolosi, e uno ve l'ho fatto con sempre con la stessa base, con le frange avorio. Sono una meraviglia questi sfumati. Ecco. 75 euro. Poi, allora, scialle marrone e scialle bluette, che mi diventa il lotto 23. Treviso, Conegliano, che fa il disastro. In che senso? Che non si vede? Treviso, Conegliano, gli hai detto di là? No, non ho detto visore che ha tempesta grande come Menuni. Tempesta? Ma dai, ma com'è fuori? No, qua è bello. Pazzesco. Treviso, Conegliano, tempesta, grandine. Cristina, dimmi. Il lotto 21 hanno i due scialli che hai presentato adesso. Il 21 i due in rete. Esatto. Giusto. E allora il 22 è questo, marrone e bluette, a 60, quanto li ho messi? 63. 63, perfetto. Eccolo qua, questo è il marrone, testa di moro. E questo è il bluette. Qua il tempo veramente non si mette più a posto. Caspita. Eccolo qua. Questo è il bluette. Anche questi sono andati via veramente bene, questo colore. A parte che il bluette noi l'abbiamo stravenduto in pizza, in maglina, in macramè, tutte le salse. Ok. Poi vi ho portato, dunque, abbiamo lo scialle nero con tutte quante le applicazioni di paillette, con tutte le serpentine di paillette, eccolo qui. Questo ha le rose, che sono ricamate con del filo dorato, e poi c'è tutta la serpentina di paillette, vedete, che crea tutto questo effetto lurex. Questo è da sera, insomma, è uno scialle già elegante, insomma, da mettere... Non sempre come gli altri, questo è un po' più impegnativo. Un bel coprispalle che potete usarlo poi anche per le feste, se avete un abito scollato, magari andate a ballare, quando vi fermate avete freddo ve lo mettete sulle spalle, poi lo togliete, ritornate in pista e si fa così. Poi, scialle avorio con le paillette. Scialle avorio con le paillette. Questo è venduto, ma ve lo faccio vedere lo stesso. La stola, Cristina? Ah, c'è la stola prima? 24.
Non ho gli occhiali, quindi perfetto, sia l'avorio che la nera, sì, ci sono tutte e due. Allora, una è questa. Allora, questa è la stola, vedete pizzo, disegno cashmere con tutte paillette, sono paillette un po' color rosato, diciamo come tonalità, frange laterali, belle lunghe, molto bella questo, veramente, sono queste da metterle così quando avete questi abiti un po' da sera, insomma un po' scollati, queste sono veramente... Chi non vuole lo scialle, perché magari lo scialle lo vede come una cosa un po' troppo impegnativa, la stola forse è più accessibile, diciamo più portabile. Lo stesso ce l'ho anche in nero, per le patite del nero. Eccole qua. Questa è la nera. Le paillette sono tutte color fumo. Sono tutte fumé. Ecco. Queste si usano sempre, anche d'inverno, anche sotto la pelliccia, andate a teatro. Le usate veramente... anche con una giacca, volete un po' valorizzarla, aspettate, mi sono attaccata, ecco, mi hanno attaccato una frangia sul sandalo. Bene, e allora anche questa è la nera, la mettiamo via. Ok, poi abbiamo invece lo scialle avorio con le paillette, eccolo qui, bellissimo. Veramente, io voglio farvi vedere l'ampiezza di questi scialli, esco un attimo. Guardate. Sono come uno spolverino, è come avere addosso uno spolverino, avere questi scialli. Sono veramente coprenti, avvolgenti, vedete? Ok. Anche questo che io ho in mano ve lo posso fare anche nero. Come avete visto la stola, con quel pizzo lì vi faccio anche lo scialle nero. E poi ho quello fucsia, che è l'ultimo, il numero 26, 75 euro. Eccolo qua. Guardate che colore. Stupendo. Frange da 20. Un pizzo che è in rilievo. Bellissimo. Splendido. Ok, avete visto anche questo e con gli scialli abbiamo terminato. Eventualmente poi ve li faccio rivedere. Bene, adesso vi faccio vedere un po' di corsa. Le sottoveste. Ah, non ho fatto vedere con i tessuti prima. Una signora che me l'aveva chiesto se avevo ancora le coppelle. Allora, signora, guardi, perché dopo mi dimentico anche le cose. Allora, queste coppelle qua, io ce l'ho tranquilla, questo è un pezzo che sto lavorando, ce l'ho sempre, sicuramente tutto l'autunno ce l'ho questo. Allora, le faccio vedere, foderato in rosso viene così, che secondo me è il più bello, più particolare, però se vuole facciamo anche foderate di nero. E risalta il ricamo attorno al fiore. Comunque questa c'è tranquillamente, queste coppelle ce l'ho. Se volete fare degli ordini si può fare, avete visto la gonna, avevo fatto la giacca, ho fatto gli abiti, quello che volete, foderato o in raso rosso bordeaux come il ricamo del fiore, oppure in nero. Considerate e ricordatevi che questa è un'ecopelle morbidissima che ha un 50% di viscosa, veramente non è poco. Parlo sempre per chi ha problemi poi di allergia, eccetera. Allora, sottovesti in raso, vi faccio vedere la scaletta dei colori. Queste vestono fino a un massimo di 115 di seno e 120 di bacino, sono 2x55. Giada, nera,
nudo. Fucsia, bougainville la chiamano loro. Perla. Seta. E blu. Allora, questa è la carrellata dei colori che sono disponibili. E il bianco candido non ce l'ho, comunque sappiate che c'è. Quindi blu, seta, grigio, bougainville, nudo, nero e giada. 2 per 55, vestibilità massima è 115 di seno, 120 di bacino. Se volete con le stesse misure, con gli stessi colori, ho la versione più lunga. Questa è più lunga di un 15 cm. È uguale, l'unica differenza che ha questa treccina, diciamo è profilata con una treccina di raso, come questa passamaneria che ha, sullo scollo, ed è più lunga di 15 cm. Per il resto abbiamo gli stessi colori e le stesse misure. Quindi chi vuole la sottoveste più lunga sa che c'è. Le due più lunghe vengono qualcosa in più. Le più lunghe vengono 63, l'8 52. Sei regia? Sì, lo sto mettendo. Ok, perfetto. Queste vengono 2 per 63 e c'è sempre grigio, blu, seta, tutti i colori che avete visto prima. Perfetto. E anche le sottovesti sono a posto. Poi ci sono queste qui che sono quelle, adesso passiamo a quelle che vestono un 120 di seno e 130 di bacino. Sono queste con il pizzo sullo scollo, è un pizzo che assomiglia ad un macramè, è un bel pizzo. Bretellina tubolare, abbiamo il nudo, abbiamo il bianco. Abbiamo il nero. Quindi nudo, bianco, nero. Non ho da farvi vedere, c'è il perla, se volete, e c'è anche il rosa antico di questo modello qua. Questo, qui si vede bene, vedete con il pizzo sullo scollo, molto bella come sottoveste. Qui vestiamo 120 di seno, 130 di bacino. E poi ho l'ultimo modello, che è la più grande in assoluto, delle sottovesti, che fa 130 di seno, 140 di bacino. Eccole qua, con la spalla larga e il pizzo anche sulla spalla. Questa è proprio la sottoveste classica. Mi manca la grigio perla iris, per quello non te le ho mandate, perché ne ho una sola, tanto presto è pronto anche il resto, così poi ti porto tutto. Ecco qua, nudo, quindi bianco, nudo, nero, eccolo qua. E questa è un'altra bianca, o è seta? No, un'altra bianca. Ecco, allora sapete che poi qui c'è anche il grigio perla. Quindi c'è il bianco, il nudo, il nero e c'è anche il grigio perla di questa che veste fino a un 130 di seno. Ecco, vi ho portato poi il lotto 55, è una sottogonna, mi è stata chiesta in raso. Per chi non vuole la sottoveste intera, perché magari usa il body, usa i bustini o gli dà fastidio tutto, vuole solo reggiseno, c'è la sottoveste di raso, sottogonna. Questa c'è in nero, in bianco, in seta e in perla. Sono 2 per 45 euro. La vestibilità massima è di 120 di bacino e la lunghezza è 55. Ecco. Quindi sapete che c'è bianca, nera, perla e seta, 2 per 45, ha gli spacchetti tondi sotto, vedete,
Aspetta che la tiro su, vi faccio vedere che vedete che ha gli spaghetti tondi ai lati. Ecco, questa è nera in raso e c'è, vi faccio vedere il perla. Questa sulla foto è il perla. Ecco, questa è la sottoveste, c'è bianca, nera, perla e, cosa ho detto, bianca, nera, perla e seta. Bene, 125, non di più, di bacino. Ecco, sì, anche perché volevo bere un goccio d'acqua. Bene, allora facciamo un attimino di pausa, poi riprendiamo. Mi raccomando, restate con noi 2 minuti e torno subito.
Eccoci qua. Ho bevuto un goccio d'acqua perché mi girava un pochino la testa. Sapete che non sono proprio al massimo in questo periodo, però insomma dai, teniamo duro. La camera manca hai davanti, che stavo girando. Bisogna cambiare camera, me allora. Sì. Va bene, non dico nulla, non dico nulla. Allora, cominciamo con la scaletta, anzi no, aspetta, una signora ha appena telefonato che voleva vedere dei pantaloni, quindi non sono in scaletta, regia, io li faccio come fuori lotto, visto che li ho, e faccio vedere, allora, i pantaloni in maglina. Pantaloni in maglina che ce li ho neri e blu, questi sono leggerissimi, con elastico, sono 2x55 e vestono fino a un 160 di bacino. Questi ci sono blu e neri. Dove è andato il mio cameraman? Penso che arrivi. Pensi che arrivi? Non vuole farmi girare la testa. Comunque, ok, blu e neri. Blu e neri. E vestono fino a un massimo di 160. Questi sono 2x55. Poi, naturalmente tutte le taglie, a partire dalla M, adesso io non so la signora quanto avesse di misura. Poi le faccio vedere questo, che è il Peter, modello che noi vendiamo tutto l'anno in varie composizioni, nel senso che c'è la mezza stagione, l'invernale e l'estivo. Questo è l'estivo. Questo è l'estivo, è un tutto elastico, anche questo ha una finta cerniera sul davanti. Questo è 2x55. No, questo è 2x69. Anche questi vestono fino a un 160 di bacino e partiamo dalle taglie pari dalla M. Questo è proprio il pantalone, diciamo, quello che noi vendiamo tutto l'anno perché veste molto bene, vedete questa finta cerniera davanti, le pence, l'elastico davanti e dietro. Eccolo qua. Ha un'ottima vestibilità questo pantalone e c'è in blu e in nero, ripeto, 2x69 per quanto riguarda questo modello qui. E poi abbiamo i fusoi leggings. Abbiamo i leggings, questi sono 3x60 euro, elasticizzati. Abbiamo il nero, il grigio. No, il blu era il primo, blu, grigio, nero e questo beige. Di questi ve ne do 3x60, vestiamo fino a un 120 di bacino. Potete averli lunghi e anche corti. Ok, quindi questi erano i pantaloni che avevo da potervi dare. Adesso invece partiamo proprio con la scaletta. Allora, lotto numero 1. Lotto numero 1, maxi maglia. Vi ho portato questo colore. Questo colore vi faccio vedere. Questa veste è un 140, vedete che bella larga che è. Comoda, con gli spacchetti laterali. Questo colore non l'avevate ancora visto, questo verde. Ah sì, ok, sì, è quella in pizzo rosso. Aspettate che ho la signora della casacca in pizzo rosso che vuole vederla. Eccola qua. Allora signora, eccola qui la sua casacca. Vedete, ha sotto in raso bordeaux, scollata V, manica a calla. Facciamo vedere la manica, eccola qui, tre quarti a calla, lunga. Con gioco di punte laterali sotto con gli spacchi. Eccola qua signora, questa è la casacca, è splendida davvero. Bene, questa dopo parte, domani ce l'ha. Allora, lotto numero 1, avete visto, seno 140, lunga 75, 59 euro, in viscosa, e questa era la numero 1. Numero 2, stesse misure, sempre seno 140, lunga 75, questa ha il collo sciallato, la manica vedete che ha l'accetto per chiuderla. Questa è multicolore,
tutta floreale, multicolore, lotto numero 2, 59 euro anche questa. Lotto numero 3, abbiamo questo abito in questa fantasia molto bella, marina, manica d'aletta, collo sciallato, gioco di piegoline che poi vengono lasciate sciolte sulla spalla e le stesse piegoline le troviamo su di un fianco che mi danno poi appunto sfogo, così da non vedere se c'è qualche rotolino, qualche rotondità di troppo. La vestibilità di questo abito, il lotto numero 3, è di 140 di seno, 140 di fianchi. Aspetta un attimo, siamo giusti? È il lotto numero 4 questo, il lotto numero 3. Ah, sai perché? Allora, aspetta, il lotto 2 non c'era, lotto 2 non c'era più. E quindi la numero 1 era quella lì verde, la numero 3 è la multicolor, che comunque hanno la stessa misura, che noi abbiamo messo 1-2, e questo è l'abito numero 4, che è abito sciallato a fiori rossi, in viscosa, seno 130, fianchi 130, lungo 92. Eccolo qua. 69 euro. Abbiamo una bellissima fantasia, c'è una base sul sabbia, vedete color sabbia e color avorio, sembra veramente sabbia dove sono appoggiate le conchiglie, le stelle marine. È stupenda questa fantasia. E anche l'abito, anche la fattezza proprio dell'abito come confezionato. Eccolo qua. E questo è lotto numero 4, 69 euro. Lotto numero 5, abito nero con i pois. Qui siamo a seno 130, fianchi 135, lungo. Mi tocca tenere gli occhiali, qua peggioro sempre di più, lungo 103, 69 euro anche questo. Abbiamo la manica ad aletta, scollo tondo, la goccia davanti e un abbassamento sotto nero. Abbiamo questo fascione nero sul fondo. Eccolo qua. Molto bello anche questo. 69 euro, seno 130, ripeto, fianchi 135, lotto numero 5. Lotto numero 6, me le puoi dare pure tutte e due, che le ho messe nello stesso lotto. Abbiamo queste smanicate, sono molto belle. Abbiamo due versioni, due tonalità di colore. Questa che ha un fondo sabbia e la parte del seno ha tutto questo raso con questi fiori. Bello, elegante, spalla larga e dietro è tutta color sabbia, in viscosa, viscosa e raso di viscosa. E poi ce l'ho anche in nero, sempre spalla larga, guardate che bella. Questa fantasia bianca e nera sul seno. Quindi il taglio numero 6, seno 120, fianchi 130, lunga 75, nera e sabbia. Lotto numero 7, abito broccato, con tutto questo gioco di rose damascate, vedete? Elasticizzato, spalla larga. Abbiamo qua delle aperture, vedete questo gioco di queste gocce che ci sono, scollato a barchetta, pence, classico tubino, dietro alla cerniera e lo spacchetto sul fondo. Molto elegante, questo è un classico, anche come colore, questo quando ce l'avete nell'armadio, questo non ha età. Ci mettete sopra un golfino, un coprispalle, qualcosa in maglina, ve lo portate benissimo tutto l'autunno. È elasticizzato, vedete? La misura è un 115 di seno e 120 di bacino. Lotto numero 7, 69 euro. Lotto numero 8, mi è rimasto questo colore. Questo è un camicione, diciamo tutto abbottonato davanti, con le tascone, vedete, mezza manica, scollato a V,
puro cotone. Questo ce l'ho, ce l'avevo anche in altre fantasie. Adesso ho questo col fondo blu e tutti i fiorellini che ci sono, rosa, lilla, come volete chiamarli. Questo ce l'ho in 130 di seno e anche in 120 di seno. Ho due misure qui. 130 di seno e 120 in questa tonalità qua, 49 euro, puro cotone, quindi c'è sia il 130 che il 120 di seno. Adesso abbiamo casacche, quello che è rimasto, una e una due. Gli abiti sono terminati, non ne ho più. Casacche ho solo queste due e sono un 49 e un 53. Una, questa in azzurro, mi veste 110 di seno. 49 lo vendiamo per 110 di solito. 110 di seno, dopo al limite vediamo se i 2 cm elasticizzato ci stanno. E il 50, cos'è, un 53? Sì, 53. E questo è 49, 51, 53. 120, no, ma neanche, 100, sì, sì, 120, non di più, questo qua, con il fiore giallo. Questo qui con il fiore giallo veste al massimo 120 e questa con il fiore turchese veste un 110-112. Ecco, queste due sono le ultime rimaste, non ne ho più, ok? Non ne ho più, purtroppo, perché se ne avessi avuto... No, le casacche! No, 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 aspetta, non c'è più l'8-9. Scusami, scusami. Sì, 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 scusami. Allora, questo era l'8-11, anche il 10 non c'è, scusami. L'8-11, casacca nera con il fiore, e una mi fa, vi ho detto, una mi veste 110, una mi veste 120, sono lunghe 80, 79 euro. Ok. Sì, 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 sì. Sì, ok, rimettile fuori. 11, 120. Perfetto, seno 120 la più grande, 79 euro, sono le casacche che sono lunghe 80. Adesso andiamo con il lotto numero 12, che è la maxi maglia tirabacci. La più grande mi veste 150 di seno e 150 di bacino. Abbiamo due versioni, una sull'arancio e una sull'azzurro. Vi faccio vedere com'è strutturata, ha il collo a sciarpina, vedete che si annoda, in crepe, in giorgette, smanicata, sotto ha un abbassamento, ha questa fascia nera, che se volete però possiamo toglierla e la teniamo che scende giù diritta, togliendo questo fascione sotto appunto la maglia va giù diritta. Una e una due. Poi abbiamo il lotto numero 13, la maxi casacca lette, seno 130, fianchi 140, lunga 84. Questa è tagliata con la manica a raglan. Poi c'è la manica che è ad aletta, comunque vedete. Taglio raglan, manica ad aletta, scollo tondo. E questa è in multicolor. 65 euro. Questa veste 130, non di più. Sì. E lo stesso, come misura qui forse mi veste un po' di più. 140. 140. Di fianchi però, e di seno, vediamo. Allora, la 14, sì, mi fa seno 140, fianchi 150, lunga 85, 69 euro. Eccola qui. Maxi casacca con la rouge, abbiamo una rouge sotto sul fondo, vedete tutto questo volant sotto, poi abbiamo l'elastico sullo scollo e la manica che ha lo stesso, questa rouge, questo volant alla fine, ad aletta con la rouge. Questa allora veste 140 di seno, 150 di fianchi, la più grande ovviamente, 69 euro. Lo stesso modello con le stesse misure c'è anche con la fantasia in multicolor. Questa floreale tutta colorata. Stesso modello di quella di prima, anche qui 140 di seno, 150 di fianchi. La lunghezza, ve l'ho detto, lotto numero 14, 85.
lunga 85. Poi ultimo pezzo che ho trovato, ultimo, speravo di trovarne altri, ve l'ho portato, caftano tigrato. Questo arriva a vestire al massimo 150 di bacino. Più la gonna 16? La gonna calibrata. 16. Aspetta, sì, ma perché mi hai dato questo? Questo era la fine, era il numero 19. Quale era? Era là? Vabbè, non c'è problema, dai, lasciamolo qui, dopo arriva. Sì, sì, è l'ultimo quello lì. Ok, allora guarda, gonna calibrata, in nero e in blu. Foderate entrambe, ovviamente. Si possono avere con gli strass o senza strass. Vestono al massimo 160 di bacino e ci sono comunque anche 140-150, anche le taglie intermedie. Blu o nera, con strass o senza strass. Questa è la gonna conformata fino a 160, che viene 65 euro. Perfetto, 65 euro questa. Poi invece ci sono quelle regolari, l'817, c'è in nero e c'è in blu. Eccola qua. Questa veste al massimo 130 di fianchi e c'è più piccola. È lavorata con una boschina sottile che poi scende, un gioco di teli che danno svasatura, ampiezza poi al fondo, foderata anche questa. Lotto 17, fianchi 130 e la catenella che fa da cintura che viene data insieme alla gonna, quindi blu o nera, massimo di fianchi 130, 59 euro. E questo era lotto 17. Adesso abbiamo il lotto 18, che è la tuta intera. Questa è la tuta intera, ce l'ho in nero e ce l'ho in blu. Mi sono rimaste queste due, che sono tutte e due la taglia più grande. Mi vestono fianchi, arriviamo a vestire 125 di bacino e 120 vestiamo di seno. Vedete che è incrociata sul davanti come scollatura. Poi abbiamo tutto un pizzo sulla schiena a vista. Questo è l'incrocio davanti. Dietro abbiamo tutto il pizzo sulla schiena. In vita ci sono delle piegoline lasciate sciolte per dare ricchezza appunto al bacino e le due tasche inserite laterali. Bella, morbida, leggera, blu e nera. 69 euro. Ok. Signora, ma non è una taglia piccola piccola che la fa via. Di maglia? Allora, per la signora che vuole una taglia piccola piccola che poi va via, io ho questa con la manica a tre quarti, multicolor davanti, tinta unita dietro, questo è un fuori lotto. Anche questa è in promozione? Ok, anche questa quindi 49 euro. La taglia 48 Non lo so. Non lo so. E questa mi veste, mi fa un 95 di seno, questa fa un 95 di seno, eccola qua, questa va bene a me, ok, adesso vi faccio vedere, questa, no questa è grande? No, io non ho di bascaretta. Ah, no, aspetta, questa è la promozione, mi manca il 19. Caftano? Sì, infatti, quello di prima, eccolo qua. Allora, questo è il caftano di prima che stavo facendo vedere, tigrato, su una base tutta sfumata sul verde, un verde bosco. Vedete, ha la fusciacca, se volete legarla, tutto profilato anche lo scollo. Questo veste al massimo di circonferenza bacino arriviamo a 150, però se siete anche 140 o 130 sapete che questi sono capi che non hanno taglia, come quando li faccio io. Eccolo qua, 69 euro.
Ultimo, non ne ho più. Ultimo pezzo. L'8-19. Quindi consideriamolo un po' una taglia unica con il limite ovviamente a un 150. Questa era Dea. È un 55? Sì, allora quella serve da spedire. Una settimana. Ciao, ok. Prima questa. Dammi. Ultima rimasta allora. Ok. Allora. Lotto numero 1 delle cose in promozione, quindi qui vi ricordo un pezzo 49 euro, se prendete due pezzi di qualsiasi cosa delle cose che adesso vi vado a presentare sono 89 euro. Questa è la maglia orchidea, mi è rimasta questa, è l'ultima, adesso vi dico anche cosa misura così non ci sbagliamo. Dietro è tutta corallo e davanti ha il fiore rosso. Allora sappiate che questa di seno, così almeno evitiamo di prendere ordini che poi non possiamo gestire, di seno è un 130, arriva anche a un 135 volendo, perché comunque è morbida, 130 lascia un lasco di 2 cm. Eccola qua, quindi questa maglia orchidea, ultima rimasta. Lotto numero 2 sono le maglie polo, ultime due rimaste anche queste. Qui ho la nera, profilata di avorio, taschino gioiello, bottoncini gioiello. Quella nera dovrebbe arrivare a un 100, vediamo subito. Questa è la più grande che ho. Ma questa è una doppia, la più grande è la triple XL, è questa. Questa è quella che arriva al massimo 120 di seno, la nera. La corallo, vi dico subito la corallo, che è un po' più piccola. La corallo mi fa 110. Allora, 110 la corallo, 120 massimo la nera. Ok, così non ci sbagliamo. Maglia d'alie. Abbiamo la corallo, è l'ultima questa? Sì, solo questa. Corallo, vi dico, dovrebbe essere 140. Dimmi. Io ho il 3, capitano asimmetrico. Ah, mi ha dato prima la... Vabbè, non c'è problema. Ok. Allora, caftano asimmetrico era questo, allora lotto numero 3. Ultimo pezzo anche questo, ultimo in assoluto, è asimmetrico, vedete, al giro manica, di qua mi esce il braccio, tagliato a punta, laterale, e questo veste, arriva a vestire al massimo un 150, però se siete un 145, per dire, meglio, così resta un pochino più morbido. Ok? Quindi non seno 120. Metti pure 145, perché era quello grigio che non ce l'ho più, adesso solo questo in verde, che comunque è molto bello. Seno 145, questo verde, lotto 3, sempre in promozione. Lotto 4, quindi abbiamo, no, lotto 4 c'è la maglia tinta unita strass, quella lì, vedi? Allora, ultimi due pezzi, anche questi. Ultimi due pezzi, vi dico quanto misurano, sono della stessa taglia, così almeno ne misuro uno solo, quello è un 53 e questo è un 51, no. Allora, questo è un po' più grande, vi dico subito la bluette cosa misura, così vi regolate. Allora, la bluette fa 120, arriva a un 125 e la nera... La nera mi sa che fa un 100 e la nera fa 120. 120 la nera, 125 la bluette. Quindi maglie con gli strass sul collo. Eccole, perfetto. 120 la bluette. Ho detto giusto? Come sono già... Sì, 120 la bluette, 110 la nera. Eccole qua. 125. 125 la bluette, 110 la nera, perfetto. Ok. Sì, maglia d'alie, allora ho la corallo e la nera. Vediamo se sono della stessa taglia anche queste. Sì, sono della stessa misura, quindi... dovrebbe essere questa, infatti. Sì. Questa la misura massima del fianco, intendo questa parte sotto perché vedete che è tagliata
a trapezio, è di 140. Se siete di più di 140, veramente dopo sapete che comunque vi segna, ok? Fino a 140 la potete tenere morbida. C'è nera, cioè su base nera, con tutti gli strass qui in alto, vedete tutti i punti luce, molto bella, dietro è tutta nera. E davanti, e se no c'è corallo, vedete davanti con tutte queste dahlie in corallo, e dietro così. Anche questa è una e una. Poi abbiamo queste, che anche qua le devo misurare perché è rimasto pochino. Allora, maglia con il pizzo sulle maniche. Maglia con il pizzo sulle maniche. Abbiamo la verde. La verde mi arriva a misurare un 130 di seno, la verde. La rosa. 120 la rosa, 130 la verde, 120 la rosa con il pizzo sulle maniche. E poi ci sono le maxi maglie con la stessa fantasia senza il pizzo. Allora, vediamo subito, questa mi veste 110. Queste lunghe, sono lunghe 85, vedete maxi maglia, manica d'aletta, dietro sono tutte nere. Senza il pizzo sulle maniche, queste vestono 110 di seno. Invece le altre due, vi ho detto che mi è rimasto un 120, questa qua con il pizzo sulle maniche in rosa, e un 130 quella con il verde, fantasia verde e pizzo sulle maniche. 130 di seno, 120 di seno, 110 di seno. Ok. Spero che stiate attente, che vi scriviate bene tutto, perché altrimenti poi è un caos. Maglia con i pois, ultimi due pezzi. Qui ho un 49. Aspettate un attimo, perché qua veramente... Allora, un 63... No, 2,63 ho. 2,63. Io ho 140. Mi sa che è questa. Mi sa che è perfetto, 140 anche, sì sì, 140 bello comodo, tutte e due, abbiamo la nera e abbiamo la blu, quindi c'è la blu che ha questa stampa con questa spiaggia, queste palme, vedete, e dietro è tutta blu, e poi c'è la nera sempre con questa spiaggia tutta sfumata in grigio e dietro è tutta nera. Anche queste, che sono gli ultimi due pezzi, 49 euro cada uno. Perfetto, ultimi due pezzi, anche queste. Poi, maglie con i raggi, le chiamo io, raggi di strass, manica tre quarti, quindi considerate che questa è una maglia che andate a portarvi tranquillamente anche dopo, ve la portate avanti con la stagione. Questa è una taglia 2 e questa è una taglia 2, quindi sono uguali, e vi dico subito che cosa misurano, così vi regolate se vi va bene o no. 120. Vediamo subito, 120 rimangono queste. Allora, corallo e nera, manica tre quarti, seno 120. Questa veramente è una maglia che prendete adesso, ve la usate anche come sottogiacca anche d'inverno, perché ha la manica tre quarti, vedete? E sono belle, sono di qualità, sapete che le vendevamo fino a poco tempo fa a prezzo intero, quindi sicuramente è un'occasione. Non sono cose, capi, che io ho preso apposta da mettervi poi in promozione, assolutamente. Poi maxi maglia, o mini abito, come volete chiamarlo, abbiamo... un 140, mi sembra un 130 di queste, vero? Aspetta che controllo. Sì, sì, sì. Sì. Allora, questa... No. No, abbiamo un 100... 130. Non so mica se arriva al 120 questa, vediamo. Sì. Allora, mi arriva un 130 la verde.
maglia con la margheritona, con il sole, come volete chiamarla, mezza manica, gioco di punte, scollata davanti e dietro. Quindi 130 la verde, 120 la blu. Ultimi due pezzi, 120 e 130. Anche queste sono due maglie che le sfruttate un sacco, simpatiche, comode. Bene. Altra maxi maglia con la goccia dietro in due colori. Vediamo anche qua le taglie, taglia 2, taglia 2, quindi sono uguali anche queste. Vi dico subito cosa misurano. 130. 130 di seno, abbiamo la blu dietro, vedete, tutta maglina blu davanti al bluette, e abbiamo questa in fucsia con la maglina nera. Gioco di goccia, scollatura sulla schiena, a V. Eccole qua, bluette oppure fucsia, seno 130 entrambe. Sono belle lunghe, vi dico anche subito quanto fanno di lunghezza. Sono proprio delle maxi maglie, sono 80, lunghe 80. I capitani tutti e due. Ma quali? Tutti e due. Quali, che capitani hai che devo far vedere? Ah, ok, questo è quello in rete. Allora, i due caftani che ho pronti, in pronta consegna, sono questi che posso vendere. Sono questo che è doppio, con tutti questi fiori, su base, vedete, una base avorio, tutti i fiori corallo e giallo, e sotto è tutto in corallo. Tutto Giorgetta corallo. Taglia unica, scollato a V davanti e dietro. L'accetto dietro per evitare che vi scenda troppo la scollatura. Eccolo qua, questo è proprio il classico caftano con il gioco di punte laterali. Questo è uno. E questo è l'altro, che è quello più corto, questo è un 90 di lunghezza. E questo ha la circonferenza che è limitata a 140, non potete essere di più perché non ci state, perché ha la smanicata sotto che è giù dritta, non è tutta larga come il caftano. Eccolo qua. Quindi questo è lungo 90, questo in rete, è una retina tutta sfumata, molto bella, vedete? E questo, ecco, poi come caftano ho il lurex, questo con i buchi. E sempre con i buchi ho questo, in seta, color seta anche. Eccolo qua. Ha chiamato da Ecco, Angela, senza corrente, senza video, senza niente, caspita, non mi puoi neanche seguire bene oggi. Arriva anche qua, no? Che dobbiamo mangiare la spaghettata di pesce in terrazza. No, no, deve tenere duro, perché abbiamo una terrazza bellissima qui a Caffè 24 con tutte le piante, eccetera. Dobbiamo andare fuori a farci questa benedetta spaghettata di pesce che abbiamo organizzato per stasera. Non deve piovere da noi, no. Deve girare intorno, deve girare intorno. Bene, allora i caftani li avete visti, questi qua la signora li ha visti, poi li faccio comunque rivedere di nuovo. Andiamo avanti con la promozione, abbiamo gli abiti calibrati smanicati. Eccoli qua, abiti calibrati smanicati, 1,49, anche qua 2,89. Allora, eccolo qua, seno 150, fianchi 160, in verde salvia e in verde brillante. Queste sono le due fantasie, verde salvia e verde brillante. Smanicato, bello scollato, freschi, morbidi, si lavano, si asciugano e si indossano, non si stirano. Non si stropicciano, sono veramente pratici, anche se andate in giro, andate in ferie, dovete metterli in valigia, questi sono l'ideale. Allora,
Abito Pua Manica Pizzo adesso. Abito Pua Manica Pizzo, che è il lotto numero 12, seno 140, fianchi 150. Ho queste tre varianti di colore. Noi lo chiamiamo abito pua, in realtà non è un pua, è più un pezzato con questo gioco dei pua allungati, vedete? Sono chiazze. Manica in pizzo, questo qui che ha del fucsia, del corallo. Il verde brillante, manica sempre in pizzo, nera. E questo in bianco e blu. Bianco e blu. Con il pizzo ovviamente blu qui. Ecco, quindi ricordatevi 140 di seno, 150 di bacino. Anche questi in promozione, 49 euro. Dopo di quello abbiamo l'abito smanicato multicolor. Eccolo qui. Anche questo è molto carino. Abbiamo la fantasia che prevale rosso, la fantasia invece che ha del verde. Il modello è identico, carré nero davanti e dietro e tutto l'abito stile impero in fantasia multicolor. Bretella larga, il seno dovremmo essere 110 questi. Allora questo è un 110 e è una doppia XL. Questo è 110 di seno. Ok, spero che di là mi scrivano le misure, perché altrimenti è un bel casino, seno 110, perché sennò dopo ogni volta mi tocca rimisurarli. Abito mezza manica multicolor. Abito mezza manica multicolor, lotto 14. Qual è il mezza manica multicolor? Ah, non c'è più? Va bene, ok, lasciamo stare. Vabbè, mettiamo questo, lascia pure l'8 14, solo che non ha la mezza manica, perché è già andato via, è rimasto con la manica lunga. Manica è un 3 quarti, sì. Questo è tutto nero dietro, e tutto in multicolor davanti, con i lacetti, che se volete li potete anche togliere. Questo è l'ultimo rimasto, è piccolino, seno 100, fianchi 104. Questo qui, seno 100, manica 3 quarti, fianchi 104, di massimo, perché proprio sennò poi viene troppo aderente, se siete qualcosa meno meglio. Lotto numero 14, anche questo è un abito da approfittare se vi va bene, perché ve lo portate poi anche tutto l'autunno. Poi maglia in cotone nera o turchese con o senza cerniera, eccole qua, sono queste in puro cotone. Questa devo misurare bene quanto fa. Allora, questa intanto è una taglia L. È una taglia L, io, signora. Allora, signora, senza tirarla, qui siamo a un 95, proprio così, senza tirarla. Di seno, senza tirarla, se dopo è un 2 cm in più ci sta. E di fianchi arriva a 100, senza tirarla. 95 seno, fianchi 100. Ok, allora torniamo alle nostre maglie. Maglie in cotone con o senza cerniera. Allora la misura di questa è unica con la cerniera sulla spalla e mi veste... 100, questa mi veste 130, questa con la cerniera sulla spalla nera mi veste 130, ha una bella scollatura ampia, ma veramente ampia, e un gioco di punta laterale, non ha il taglio dritto ma è un taglio asimmetrico, quindi questa fa 130, poi c'è invece senza la cerniera laterale, vediamo queste cosa fanno. E anche questa, non di più. 130 anche qua, 125.
questa è senza cerniera, la manica, faccio vedere la bluette, turchese, ha la manica ad aletta e non ha la cerniera laterale, questa, al taglio sotto al seno, stile impero, dove ha tutta quanta una, un telo, diciamo, tagliato in sbiego che dà ampiezza poi al fondo, sul punto qui dei fianchi, turchese e nera. Ecco, poi altra maxi maglia, vediamo se siamo giusti. Allora, no, andava maxi casacca pezzata fantasia gialla o acquamarina, quelle lì col top sotto. Sì. Ok, allora maxi casacca pezzata, qui però come misura siamo a 100, 120 adesso ci è rimasto, non ho più quelle grandi grandi, la più grande mi veste 120, quindi se vuoi scrivere regia 120, perché non c'è più la più grande, 55 non ce n'è più. Una 49 e 51. Infatti, allora abbassiamo la misura del seno perché sono rimaste, sì, ok? Quindi 120 di seno di massima, ce l'ho anche 110, ce l'ho più piccola. Ok, lotto numero 16, anche questa in promozione, a 49 euro. Considerate che sono due pezzi che vi do qua. Questo è un crepe di viscosa e guardate che sotto c'è la canotta, vedete? È un top, è proprio, sono due pezzi, questa poi ve la potete mettere anche sotto una giacca, sotto qualsiasi cosa. Quindi sono due pezzi a tutti gli effetti. Quella sopra ovviamente misura di più, è più larga, ma io vi devo dare la misura di quella sotto. Ecco qua. Quindi 49 euro anche questi. Poi vi faccio vedere, mi prendo anche questa. 18, gonna. Perfetto, gonna in georgette, vero? Lotto 18, gonna in georgette, 110 di fianchi, di bacino, questa qui. Vediamo subito. Sì. Il caftano 13. Rete? No. Ah sì, bravo, costano 13, quello corto in rete. Per la signora che vuole rivedere questo, questo è caftano lungo 90, doppio, in rete, e sotto ha la parte sotto foderata in georgette viola. Eccolo qua. È tutto sfumato, ha tutti i colori sfumati. È molto bello questo, ci mette sotto un pantalone chiaro, magari anche un sabbia ci sta molto bene, se poi trova leggings lilla o giallo, ocra, meglio ancora. Eccolo qua. Bene. Allora, questo qui fa 110 di bacino e la misura della lunghezza è, la lunghezza è di 75. È lunga 75 e fianchi 110. Eccola qua. Anche questa in promozione. Vedete com'è fatta? Ha la fodera sotto dove è attaccata la balza in georgette che esce poi appunto dalla gonna, come fosse doppia. Ok. Poi, allora, dopo la gonna in georgette, maxi maglia con la goccia davanti, anche questo è l'ultimo pezzo che mi è rimasto. Ultimo pezzo, vediamo cosa veste. Veste 105, 100, 105 questa. Lunga 80. Dimmi. Tutti i tagli. Allora, la signora che è al telefono, queste sono le gonne, quelle in taglie pari, ce l'ho in blu, ce l'ho in nero, arrivano a vestire al massimo 130 di fianchi, ma ho tutte le taglie, signora, a partire dalla taglia M. A partire dalla M arriviamo fino alla più grande, c'è in blu e in nero, foderate entrambe ovviamente. Eccole qua. Basta che dica la taglia che porta. Bene. Allora, 4 minuti. 4 minuti soltanto? Oh, questa è lunga 80, l'8-19.
E mancano solo 4 minuti. Cosa facciamo? No. E dopo basta. Volevo fare una carrellata delle cose mie. Allora, queste, che numero era questa maximaglia qua? Allora, ah no, abito multicolor, l'822. L'822, io ho due taglie, ho un seno 95 e un seno 100. Eccole qua. Abito multicolor, vedete, ha la mezza manichetta profilata in maglina nera, l'abbassamento in maglina anche sotto, multicolor davanti e anche dietro, anche questo è in promozione. Molto carino questo abito. Eccolo qua. Quindi c'è un 95 di seno e c'è un 100 di seno, in base alle vostre misure. Ovviamente se siete 120 non mi chiamate. Vedete che ci sono due fantasie, una è rosa e una è il giallo. Ok, e questo era l'822. Bene, adesso vi faccio vedere negli ultimi minuti qualcosa delle cose di Cree, ovviamente. Allora, anzi, sapete cosa? Sì, dai, vi faccio vedere le cose di Cree. Vi faccio rivedere allora i caftani che vi ho portato nuovi, che sono questo. Questo qui è una taglia unica, ve l'abbiamo preparato con la sua anche sciarpina in georgette. Allora, guarda, questo qui che è il caftano doppio, era il numero 14 con i fiori, lungo 105. Eccolo qua, con sotto il georgette, scollato a V davanti e dietro, con il laccetto che me lo chiude dietro sulla schiena. Eccolo, molto bello, davvero. È una taglia unica, ripeto. E questo è uno. Poi vi faccio vedere, allora, questo che ho appena fatto vedere la signora, che è un lungo 90, caftano doppio anche questo. Il numero di questo è il 13. Questo mi veste di fianchi di seno 140, costa 110 euro, questo qui, 110 euro ed è lungo 90. Sotto è tutto quanto in georgette, eccolo qua. Perfetto, questo è, ok. Poi abbiamo, che vi faccio vedere, aspettate che mi scelgo le cose. Ah, e una signora aveva chiesto se poteva prenotare questo. Questo parte domani, No, parte oggi, anzi, adesso, dopo la trasmissione. Questo è un caftano lungo, questo è bello lungo, proprio è stato chiesto dalla cliente. Bellissimo, taglio ad ali, pizzo verde smeraldo, scollato a V davanti e dietro, con sotto la sua smanicata in raso. Guardate che meraviglia. Questo potete prenotarlo e ve lo possiamo consegnare subito appena riapriamo poi. Quindi potete ora portarlo poi tutto a settembre tranquillamente. Se siete interessati, un caftano così lungo come questo viene 130 euro. Tutto in pizzo, foderato con la smanicata sotto in raso. Quella qua. Questo è meraviglioso, veramente. Ovviamente lo potete scegliere anche in altri colori, Adesso io vi ho fatto vedere questo in verde che è molto di effetto, però potete anche prenotarvelo con altri colori, può essere nero, può essere qualsiasi. Vi faccio rivedere questa che è molto bella, questa è una maxi casacca in maglina e pizzo macramè con le margherite. Questa veste fino a un 150 di seno. Vedete il pizzo com'è fatto? Cioè le margherite dentro ogni petalo hanno tutte paillette che sono trasparenti, ma sono tutte effetto lurex. È lunga 75. Questa è veramente molto molto elegante, molto raffinata anche come colore. Vedete, cioè è proprio una cosa molto elegante. E questa ve l'ho fatta vedere. E poi sì, vi chiudo con questo che l'ho fatto, anche questo lo devo spedire,
però ve lo mostro perché comunque è molto bello e può essere un'idea. Abito in pizzo nero, manica calla e tutte le strass davanti. Bene, signori, vi aspetto domenica mattina dalle 10 alle 12 che saremo in diretta. Saremo qui negli studi di Caffè 24, collegati con Sky e collegati con l'161. Mi raccomando, venite, cercherò di portarvi altre cose nuove, come faccio sempre. Guardate, adesso mi è andato via il camera, vabbè, volevo farvi rivedere la tuta che ho sul manichino, che per me è stupenda. Vi riporto tutti i tessuti domenica, così ve li guardate di nuovo con calma e cominciate. Ho già sentito che sono arrivate le chiamate, avete iniziato a prenotarli, e poi vi consegno tutto da fine agosto, comincio con i capi autunnali. Bene, un bacione grande, saluto tutte, non faccio nomi, vi prendo tutte e vi abbraccio tutte. A domenica, vi aspetto. Quiero besar tus labios dulces, te sientes la